intercorsa tra lei e il dottor Scattone, quest'ultimo le ha riferito di aver parlato con Le Caldano in ordine alla consegna di questo del suo elaborato. Esatto? Non ricordo adesso, insomma, che Scattone abbia usato o parlato con Le Caldano, però dicendomi sono andato a portargli la tesi di dottorato e mi ha invitato a Napoli, presumo, insomma, sì, che ci abbia parlato. C'è stata questa. La seconda cosa, lei prima ha detto, è stato già contestato dal PM, lei poi ha detto che probabilmente la memoria di allora, quando ha reso questa testimonianza, era più viva. Fresca di quella di oggi, ovviamente. Ha anche però detto lei, nell'occasione, parlando dell'omicidio di Martoruso, mi raccontò che, virgolette, la cosa strana era che lui, eccetera. Cioè, ricorda che c'era anche questa... Sì, sì, nel senso, mi ricordo vivamente, insomma, che non mi sono accorto di nulla, mi sono accorto che era successo qualcosa all'uscita e mi è rimasta impressa questa immagine, appunto, che all'uscita la polizia controllava i documenti perché mi sembrava una cosa molto così strana. Ho capito. Mi consenta, lei ha detto, mi raccontò che la cosa strana è che lui si trovava all'Università della Sapienza, nell'Istituto di Filosofia e Diritto, e non si era accorto di nulla. Anche cioè, visto, non sì. Mi pare che si possa collocare la presenza di una persona in un istituto lontano dal luogo dell'omicidio. Sì, sì, ha ragione, esatto. Certo. La ringrazio. Vorrei integrare la contestazione che è già stata fatta dal pubblico ministero con riferimento alla conversazione relativa al fatto dell'omicidio di Martarusso. C'è opposizione, Presidente, non si può integrare una contestazione dall'altra parte. Il si pubblico, può fare solo un'altra domanda. Il pubblico ministero le ha contestato. Avvocato, per evitare questioni, lei faccia la domanda. Il pubblico ministero. Siccome risponderà in un determinato modo, proceda subito dopo alla contestazione. Io per risparmiare integrale. Tempo, Presidente, siccome già il pubblico ministero aveva contestato ma sì, una frase... Ma lei sa che io preferisco andare avanti e non perdere tempo. Facciamo prima con la domanda e con la contestazione successiva. Allora, lo Scattone le disse che si trovava all'università in concomitanza con il fatto dell'omicidio. Le disse in particolare qual era il riferimento cronologico, ovvero sia quando no. Si era trovato... Le faccio meglio la domanda. No, ha capito, ha detto... C'è opposizione, Presidente. Ripeta, ha detto no. Sì, non credo no, che abbia parlato di un orario. Ha capito, ha detto no. Allora, quando lei dice, mi disse che quando era avvenuto il fatto, si trovava all'Istituto di Filosofia del Diritto, quando lei usa l'espressione quando, si riferisce al giorno o a un orario in particolare? Siccome nel verbale... Presidente, io mi oppongo a questa domanda perché il test ha risposto nella maniera in cui ha risposto. Ha detto, al momento del fatto sì, mi disse avvocato. Il fatto è avvenuto, non lo sappiamo, alle 11.42 del maggio. La contestazione qual è? Perché no. Questa domanda è stata io voglio un chiarimento. Della contestazione. Allora, è stata contestata questa risposta contenuta nel verbale. Sì. Lui mi disse che quando era avvenuto il fatto si trovava nell'Istituto di Filosofia del Diritto, però non mi specificò l'orario. Questa è la parte che il pubblico ministero non aveva letto in contestazione. Allora, quando lei dice quando era avvenuto il fatto, cosa intendeva dire? Il giorno 9 maggio si Presidente, trovava... Presidente, c'è opposizione. No, un momento, avvocato, a questo punto. C'è opposizione. Lui aspetta, non c'è bisogno che lei faccia opposizione perché sto parlando io. Lei non può chiedere al teste di esprimere il pensiero dell'interlocutore. No, lei no. Deve chiedere al teste quello che ha sentito dire dal dottor Scattone. No, io, siccome... no, lei sta chiedendo un parere. No, Presidente, no. Di chiarire il contenuto della sua risposta che ha dato a questo verbale. No, noi non possiamo dare, non possiamo dire di chiarire il contenuto, noi possiamo chiedergli di fornire in dettaglio le dichiarazioni del dottor Scattone in proposito. Senza chiedere apprezzamenti personali. Non era un apprezzamento. E questo è il punto. Allora, cosa ci vuol dire di nuovo? Che mi disse nel momento in cui è successo il fatto... Testualmente, cosa disse? Con le mie parole, appunto, nel momento in cui è successo il fatto non mi sono accorto di nulla, mi sono accorto che era successo qualcosa, nel momento in cui sono uscito e mi hanno chiesto i documenti, ho visto questo che c'era... Questo l'aveva detto? Sì. Questo l'aveva detto. Quindi non possiamo chiedere commenti su questa frase. Senta, Presidente, chiedo scusa, ma io... Chiedo perdono, ma
non si può richiedere 30 volte questa cosa per poi accontentarsi di quello che si vuole. Noi abbiamo sentito qui in quest'aula, su precisa contestazione, che il test ha parlato proprio al momento in cui è successo il fatto, mi trovavo all'Istituto di Filosofia del Diritto. Adesso, richiesto così in fretta, ha saltato alcune parti. No, ha ribadito quello che ha detto. Sì, prima. Ma l'Istituto di Filosofia del Diritto non l'ha detto. Ma che cosa? Che si trovava ma l'aveva sotto. Detto prima, ma scusate, non è che la testimonianza è formata da frammenti, la testimonianza è formata da una serie di tessere che formano il mosaico della deposizione. Sappiamo leggere, pubblico ministero. Non lo dubitavo, Presidente, assolutamente. Presidente, la rilevanza. Va bene, quali sono altre domande? No, sarebbe stato strano se il deputato avesse dubitato. Perché siccome è pacifico, lo sappiamo che il dottor Scattone quella mattina ad una certa ora arrivò in istituto, era importante capire se capito. Il contenuto. Ma non possiamo chiedere valutazioni, non chiedevo dichiarazioni dell'imputato. Non chiedevo una valutazione. Abbiamo chiarito la situazione e andiamo avanti. Senta, dottor Balistreri. Lei ha fatto riferimento ad un ciclo di lezioni che sarebbero state tenute dal professor Le Caldano a Napoli. Ha fatto riferimento alla data del 19. Io le contesto che all'epoca, nello stesso verbale, disse che le lezioni si sarebbero tenute il 20 e il 21 maggio. Quali delle due? Forse c'è un calendario, probabilmente ho confuso il 19 col 20. Quindi conferma il contenuto del forse suo verbale? Era martedì, 16, venerdì, 17, sabato, 18, domenica, 19, lunedì. Forse il 20 era martedì, sì, 20, 21. Comunque c'è un calendario dove si può insomma vincere i giorni. Comunque resta insomma l'invito a Napoli per il giorno della lezione, se ho detto 19 e non 20, insomma. Quindi non c'è un motivo in particolare per cui oggi ricordava il 19? No. Senta, in quel periodo i contatti con il dottor Scattone erano frequenti, erano intensi, erano radi? Ci cercavamo spesso, senza mai incontrarci, e questo anche giustificava il fatto appunto di tutte queste... E io... Così penso che anche se il 9, l'8 mi hanno detto guarda ti ha cercato Scattone, non posso adesso ricordare se effettivamente me l'hanno detto, perché era routine, insomma succedeva spesso, guarda ti ha cercato Scattone, poi io lo cercavo, non lo trovavo, quindi ricercavo. Nell'ambito degli incontri che voi siete riusciti ad avere in quel periodo, vi siete anche scambiato materiale di studio, materiale di interesse comune? Ci eravamo scambiati nel periodo precedente al maggio 97 del materiale, e si parlò anche di un convegno che si sarebbe tenuto a Malta nel novembre del 1997. Io avevo ricevuto una rivista dove si parlava di questo convegno e mi ero riproposto insomma di fargli avere delle fotocopie di questo convegno, soltanto che maggio e giugno non ci siamo più visti fisicamente, insomma incontrati fisicamente. Ci può dire quali erano le materie in particolare che accomunavano i vostri interessi di ricerca? La rilevanza etica delle generazioni future. E questo era un argomento che poneva sia lei che il dottor Scattone in relazione con la materia di approfondimento e di ricerca del professor Le Caldano? Mi può ripetere la domanda? Cioè se il professor Le Caldano si occupava della materia in questione. Io mi sono laureato con una tesi sulla rilevanza etica delle generazioni future proprio con il professor Le Caldano. Ecco. Quando, siccome lei prima ha riferito che il dottor Scattone avrebbe consegnato una sua tesi di dottorando al professor Le Caldano, sa qual è la materia della tesi di dottorando del dottor Scattone? Sì, perché credo ad aprile o forse a marzo avevo ricevuto anche una copia della sua, una prima stesura della sua tesi di dottorato. Quindi ad aprile o marzo? Credo di sì, può essere anche però febbraio. Ecco, quindi insomma parecchi mesi prima di maggio. Siccome lei prima ha detto che il dottor Scattone avrebbe consegnato una di queste copie al professor Le Caldano, si riferiva all'incontro ultimo che aveva avuto, nel corso del quale
il Presidente, professore... c'è opposizione perché sta suggerendo la domanda, suggerendo la risposta. No, lui ha detto questo. Si riferiva... A che cosa si riferiva? Siamo in sede di controesame, quindi non sono vietate le domande suggestive. Però io vorrei capire, i punti di riferimento temporale. Perché, sì. Allora, il punto è questo, Presidente. Il test ha riferito di ricordare che nel corso di quella telefonata che ebbe successivamente al 9 maggio, e la colloca tra il 14 e il 15 maggio, grosso modo, il dottor Scattone avrebbe riferito di aver consegnato una copia della sua tesi di dottorando al professor Le Caldano, circostanza che noi riteniamo non pertinente. Allora vogliamo chiarire, è certo che il dottor Scattone le disse di aver consegnato la tesi di dottorato in quella occasione o le riferì semplicemente che comunque in passato aveva consegnato al professor Le Caldano? No, Presidente, c'è opposizione perché non può dire, la domanda è semplicemente che allora, cosa ha riferito. Questa tesi... Ci dica tutto quello che ricorda su questa circostanza molto importante. È avvenuta prima o dopo la telefonata? Avvenuta prima. Prima. La telefonata giorni... si riferiva al fatto, quindi insomma era... Dalla telefonata io ho pensato che l'ha consegnata la settimana scorsa. Ma i suoi pensieri sono apprezzabilissimi, noi non vogliamo sapere i suoi pensieri, noi vogliamo sapere le parole, le dichiarazioni, i fatti. Praticamente. Sono stato dal professore De Caldano e gli ho consegnato la mia tesi di dottorato e mi ha invitato a Napoli. Benissimo, hanno dato una risposta. Le disse di averla consegnata quindi quel giorno. C'è opposizione. No, siccome ha detto che era un suo pensiero, io non ha ascoltato bene, ha riferito che il dottor Scattone gli riferì di avere consegnato la tesi, no? Al professore Le Caldano. Così anche perché se posso, non so se. Noi ci eravamo incontrati all'Istituto di Filosofia e Diritto il 30 aprile. Perché c'erano in quel giorno sì, i risultati. Allora, vi si ricordate il 30 aprile? Che è accaduto il 30 aprile? C'erano i risultati della prova scritta del mio concorso di dottorato e io ero andato a vedere i risultati e in quell'occasione ci eravamo incontrati. Quindi c'è stata una pausa dal 30 aprile al 14-15 maggio quando ci siamo sentiti telefonicamente. Sì. Nessun'altra domanda, grazie. Ci sono domande poi del pubblico, mi sta alla fine, Presidente. La parte civile? Nessuna domanda? Questo insiste. Ah, senta, lei dispone di telefono o cellulare? No. Né adesso né all'epoca? No. Pubblico mister. Senta, in tutto questo periodo di tempo in cui lei ha frequentato il dottor Scattone, ha avuto mai modo di in qualche modo accertare o verificare che lui su qualcosa che le abbia detto poi in realtà sia stata una bugia, una cosa non vera? No, però parlavamo soprattutto di generazioni future, un po' monotoni. Senta, lei ha avuto modo di accertare se effettivamente la tesi gli è stata effettivamente consegnata al professor Le Caldano? No, non ho parlato con il professor Le Caldano. Senta, lei ha avuto modo di sapere se effettivamente il professor Le Caldano avesse realmente invitato a Napoli il dottor Scattone? No, non ne parlai col professor. Grazie. Poi, ci sono altre domande? Può andare via. C'è una dichiarazione spontanea del... Sì, ma intanto possiamo allontanare il... No, Presidente, se ci sono dichiarazioni spontanee io mi riservo all'esito di fare altre domande al testo. Allora, d'accordo. Grazie. Soltanto che la dichiarazione spontanea potrebbe condizionare la risposta del testo. Quindi, guardi, lei si allontani, raggiunga la stanza destinata ai testimoni, poi finita la dichiarazione spontanea e ritornerà indietro. E grazie, Presidente. Vediamo la procedura in tutti i suoi aspetti. Aspetta, aspetta. Chiaro? Devo precisare due cose. La prima cosa per quanto riguardava la tesi al professor Le Caldano, a parte che c'erano due versioni della tesi perché ne fece una versione
precedente e poi una definitiva. Comunque io al professore la diedi parecchi mesi prima rispetto al 9 maggio, la diedi nel 96 addirittura, perché poi lui la lesse e poi ne parlammo ancora. Io a Balistreri gli riferì che il professore mi aveva letto la tesi e mi aveva fatto i suoi commenti, ma non che, diciamo, per la prima volta gli avessi consegnato la tesi il 9 maggio precedente. E poi la, cos'era l'altra circostanza? Ah sì, che gli riferì che la mattina del 9 maggio io ero stato all'università, non mi ero reso conto che era successo il fatto, e poi all'uscita avevo visto la polizia, semplicemente questo. Però non è che riferì con precisione dove mi trovavo al momento in cui Marta Russo era stata colpita. Solo queste precisazioni. Ritiene necessario porre qualche domanda? No, grazie Presidente. No. Allora avvertite il dottor Balestieri che può andare via. E faccia accomodare, ormai che c'è, l'altro testimone. Senza che resti fino alle 2 in attesa di sapere se deve tornare o no. Ho sollecitato, avverto le parti, che ho sollecitato telefonicamente il perito professoressa Franco perché depositi il più presto possibile le trascrizioni. Mi è stato assicurato che dovrebbero essere pronte da qui a pochi giorni. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama? Sonia Leprini. Ed è nata? A Roma, 19 luglio 77. E la sua attività? Studente. Studentessa? Sì. Studentessa in che cosa? Lingue e civiltà orientali. Anno di corso? Secondo. Può fare le domande? Sì, grazie Presidente. Io ho finito. No, aspettavo sempre il suo autorizzazione. Senta, vorrei sapere se lei ricorda il 9 maggio 97 che cosa ha fatto all'università nella mattinata. Sì, io sono andata in segreteria la mattina. In segreteria? Segreteria di lettere. Di lettere. Può ricordare l'ora? È in grado di farlo? Era mezzogiorno meno 10 circa. Sì. Perché dovevo fare il foglio sostitutivo del libretto elettronico. Sa che ora chiude poi la segreteria? A mezzogiorno. 10 minuti dopo quindi? Sì. C'era molta fila quando lei è entrata a chiedere questo certificato? C'era molta gente all'interno? Guardi, io mi ricordo che a un certo punto poi hanno aperto gli altri sportelli, quindi è fatto abbastanza presto. Quindi perché, che cosa... Cioè non c'era tantissima gente. Ricordo, lei ha contestazione di quello che oggi mi dice, per vedere se un attimino lei ricorda meglio. A suo tempo le aveva dichiarato: ricordo che davanti a me vi era una ragazza e poco prima di giungere allo sportello centrale mi sono spostato sulla mia sinistra e ricordo che dietro di me non vi era più alcuna persona. Quindi da quello che lei dice forse io capisco che eravate in due o tre persone, o forse davanti a me, sì, insomma, vicino a me sì. Ecco, se ci può essere più chiaro su questo punto, c'era o non c'era gente? Perché da quello che leggo sembrerebbe che c'era una persona davanti a lei e dietro di lei nessuno in questa fila. Guarda, io mi ricordo che c'erano poche persone. Poche persone. Sia a fianco a me che davanti a me. Va bene. Senta, lei per caso in quella giornata, durante il tempo che è rimasta nella segreteria, ha avuto modo di notare l'imputato Giovanni Scattone? No. Le è stata mostrata una fotografia dalla sì. polizia? Sì, sì.
Ed è la stessa persona che oggi è qui presente? Sì. E esclude di averla vista quel giorno? Sì. Cioè, ringrazio, non ho altre domande. Difesa Scattone. Senta, quanto è grande l'ambiente nel quale avviene la richiesta e il rilascio dei certificati? È una stanzetta, poi ci sono le colonne in mezzo, quindi... È piccola o grande? Perché la definisce stanzetta? No, è piccola, abbastanza piccola. Più piccola di questo ambiente? Sì. Senta, scusi, è più piccolo di questo ambiente, questo è un ambiente enorme. No, no. Scusi, che vuol dire? Perciò io volevo un riferimento un poco più preciso in termini di metraggio, perciò era questa sollecitazione paradossale. Può essere più preciso dal punto di vista dei metri, esistono anche metri quadrati. Dei me. Su per giù. Non so, sarà 6 metri. 6 metri di lunghezza? Sì. Di larghezza? 5 metri. Già qualcosa. Meglio di prima. È una stanza di 30 metri, è una bella stanza. Ricorda quanti sono gli sportelli per le richieste dei certificati? 5-6. Ricorda se quella mattina erano aperti tutti gli sportelli? No, però verso la fine ne aprono di più. Ricorda in particolare quanti erano quelli aperti? 1, 2, 3? 3, 4. Su ognuno degli sportelli vi era una fila? Sì, sì. Ognuna di queste file di quante persone era composta? Cinque persone. Ogni fila. Cioè non tutte, c'erano 5 persone, alcune 3, alcune di più. Lei ricorda tutte le persone presenti su ciascuna di queste file? No. Quali persone ricorda in particolare? Davanti a me mi ricordo che c'erano 2 ragazzi, mi sembra. Una ragazza dietro. Lei era nella fila centrale, ha detto? Sì, sulla destra. Quindi non centrale? No, sulla destra. Quindi una delle 4 file, sì, che lei possa ricordare, era sull'ultima fila laterale? Sì, non l'ultima però, diciamo, spostata sulla destra, entrando sulla destra. Quindi lei poteva vedere anche le persone che si trovavano in fila dalla parte opposta della stanza? Non ci ho fatto caso. Ricorda almeno le persone che si trovavano davanti a lei. Erano uomini o donne, ragazzi o ragazze? Dei ragazzi, 2 ragazzi. Me li può descrivere? Uno mi ricordo che aveva i capelli lunghi e il codino. E l'altro? E l'altro i capelli corti, però non mi ricordo com'è. Precisamente. Era alto, era basso? Alti, tutti e due, magri. Mi descrive le persone che si trovavano nella fila accanto? Avvocato, mi sembra che qui chiediamo troppo a una teste, perché una cosa è la percezione visiva che porta all'identificazione di una persona e una cosa è la descrizione della persona, perché lei sa bene che la percezione visiva è, dal punto di vista dell'evoluzione dell'uomo, un'attività antica e perfezionata, più antica del linguaggio articolato che serve per descrivere le persone. Io voglio cercare di capire come ha potuto rispondere a una domanda in ordine alla presenza o meno di Scattone in quella stanza se non è in grado di ricordare neppure... Si può non essere in grado di descrivere una persona, ma si può individuare questa persona. Posso chiedere alla testimone? È un dato questo di medicina legale anche. No, allora, voglio dire, lei esclude...
di aver visto il dottor Scattone tra le persone che lei ha visto e che ha descritto, e questo è il significato della sua risposta. Siccome io le contesto che lei prima ha detto che non ha visto tutte le persone che erano in fila, se vuole chiarire questa contraddizione, perché se non le ha viste tutte potrà escludere di aver riconosciuto Scattone tra le persone che ha viste, ma certamente non lo può fare in relazione alle persone che non ha visto. C'è... quali sono le persone che ha visto e quali sono quelle che non ha visto? C'è opposizione, Presidente, perché... Scusi. Non è ammessa la domanda, perché è capziosa, ha dato già una risposta. Lei le persone che ha visto... le ha indicate, sia pure sommariamente, e ha riferito che allora di non aver individuato il dottor Scattone. Allora faccio la domanda in modo diverso, se mi viene ammessa. Lei ha visto tutte le persone che erano presenti in quella stanza o ne ha viste solo alcune? Ha già risposto. Ha dato una risposta che io ho notato, non ci ho fatto caso. Grazie. La difesa privata? Niente. Alla parte civile. Quanto tempo è rimasta lei? Dentro la segreteria? Sì. Sono uscita verso mezzogiorno e un quarto. Poteva vedere quello che accadeva dentro il vano dove lavoravano gli impiegati? Si poteva vedere stando dalla parte degli studenti in fila? Sì, c'era la segretaria che... stava batteva sul computer. Una sola persona stava dentro? Sì. Vabbè, può andare, grazie. Scusi Presidente, un'unica domanda del pubblico, mi serve pazienza. Quando lei è arrivata, quindi alle 11.45 grosso modo, quando lei ha detto, ricorda quanti sportelli erano chiusi? Quanti sportelli erano aperti? Erano aperti 4-5 sportelli. E quanti erano chiusi, ti ricorda? Già la vedi. Cioè, io stavo sulla parte destra, sulla parte sinistra. Perché, scusi, io adesso, la domanda è questa, glielo spiego. Lei ha detto, a un certo punto hanno aperto altri sportelli. Sì. Ecco perché io le faccio la domanda. Al momento in cui lei è entrata, che è 11.45, al momento in cui poi lei è andata via, quindi 20 minuti dopo, grosso modo, mezz'ora dopo, quanti sportelli hanno aperto ancora? Io ho visto che sulla parte destra dove stavo io ne avevano aperti altri due, forse. Dalla parte sinistra erano chiusi. Erano chiusi. Grazie. Questi sono stati la prima volta un mese dopo. In che data lei venne sentita dalla polizia giudiziaria? In che data? Venne sentita dalla polizia giudiziaria. C'è opposizione perché è scritto sul verbale, Presidente. Non è stato acquisito. Non è stato acquisito? Non è stato acquisito. Penso due mesi dopo. Due mesi dopo il fatto. Ricorda se era l'8 di luglio? Non me lo ricordo. Era l'8 di luglio, grazie. Presidente, scusi, perché era l'8 di luglio? Perché proprio l'8 luglio? Non lo so. Non lo sappiamo. Poi ce lo dirà in sede di arringa. Era l'8 luglio. Sì, è dall'8 luglio, ma vorrei capire il significato di queste domande. Ce lo dirà in sede di arrivo. No, scusi, sono curioso, Presidente, scusi, vorrei, visto che questo dibattimento si preannuncia lungo nel tempo, allora vorrei capire, per mia cultura personale, per mia cultura personale, è normale che le domande siano un fatto criptico da chi le fa e chi deve rispondere, o tutti quanti siamo qui per giocare a scopone, oppure per partecipare a un dibattimento? Io credo che questa domanda sia stata questo modo di vorrei capire se io credo che questa domanda sia stata fatta per saggiare il grado di memoria della testa. Non lo so, non volevo sapere bene. Lei crede che sia stata fatta in questo modo? In questi termini io l'ho ammessa, perché altrimenti avrei detto che era una domanda. Allora lei ha ammesso la domanda sulla base di una sua convinzione personale? No, la mia convinzione, sulla base di una valutazione che la legge mi impone di fare. Quindi lei, io credo che la domanda sia stata fatta per questo l'ho ammesso, certamente, è l'opinione del Presidente che ammette o non ammette le domande, se pertinenti o non pertinenti. Mi rendo soddisfatto della spiegazione. È esattamente l'esercizio di un potere che spetta a me e non al pubblico ministero. No, ma non è questo, il pubblico ministero è soltanto curioso. Può andare.
chiuso l'incidente. Naturalmente, Presidente, la parte civile chiede l'acquisizione del verbale perché è oggetto di contestazione. Certo, parte, grazie. Nelle parti in contestazione, certo. Queste erano le prime. Stanno i minimi, non è. Un altro caffè, io dico no, che vi dichiaro. Vedi, quindi ci proviamo. Io dico che vi dichiaro. Si accomodi, signorina. Grazie, buongiorno. Buongiorno, legga la dichiarazione di impegno. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere sì. Nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità. No, non c'è bisogno. Salimei Emanuela. Non c'è bisogno che legga il suo documento di identificazione. Emanuela Salimei. È nata? 18-4-74. È residente a Roma? Sì. Sì, cosa svolge? Studentessa. Che attività svolge? Studentessa. Studentessa in che cosa? Di lettere. Benissimo. Il pubblico ministero può fare domande. Grazie. Senta, volevo sapere, in ordine ai suoi movimenti del 9 maggio, la mattina del 9 maggio all'università, cosa ha fatto? Ricorda? Prima non mi ricordo solo che verso poco prima di mezzogiorno sono andata alla segreteria e sono rimasta lì per un bel po', insomma. Che cosa doveva prima fare? Prima non mi ricordo assolutamente. Che cosa doveva fare in segreteria? Doveva richiedere documenti? Devo richiedere lo statino. Ma solo per lei o anche per altri? No, per me. Non ha chiesto anche altri documenti quel giorno? No. Io le devo far ricordare quello che lei ha detto alla polizia giudiziaria, così vediamo se magari ricorda meglio oppure se vuole precisare. E indichi anche la data del verbale. Il verbale è del 9 così luglio. Sì, evitiamo polemiche dopo. Il verbale è del 9 luglio, Presidente. Ricordo che quando pregai l'addetta allo sportello di lasciarmi altri documenti, oltre al certificato sostitutivo, mi sono messa da parte per circa 20 minuti per lasciare libero. Sì. L'accesso allo sportello ad altri. È così? Come miei, sì. Però non mi ricordo. No, altri documenti, io dicevo altri documenti oltre allo statino, ecco perché. Sì, non ricordo quali, che la cosa sì. Più importante era lo statino. Quindi è rimasta da parte? Sì, una volta giunta allo sportello sono rimasta sì, più o meno 20 minuti. Molte persone sono passate davanti? Non mi ricordo. Però solamente che quando sono andata via c'era pochissima gente. C'era? Poca gente, uno ogni sportello, più o meno. Uno ogni sportello. Sì. Senta, le è stata mostrata una fotografia raffigurante l'imputato Scattone Giovanni della polizia? Sì. È la stessa persona che oggi è qui presente? Quella della fotografia? Sì. L'ha visto quel giorno? No. Grazie, non altre domande. Pubblico Ministero, io le suggerirei, se permette, di chiedere quando è andata e quando è andata in questo locale e quando è uscita dal locale. Non mi sembra che l'abbia riferito. Io mi pare che abbia detto, scusi Presidente, forse... lo facciamo adesso, quando è che è entrato nel locale? Poco prima di mezzogiorno meno 10, meno 5. E è rimasta? E sono rimasta forse fino all'una più o meno. Ma hanno chiuso le porte allora? Sì, a mezzogiorno chiudono i questo non l'aveva detto però. A che ora hanno chiuso le porte? A mezzogiorno precise le chiudono i cancelli, per cui uno arriva un po' prima per entrare. Certo. Difesa Scattò. Quanti sportelli erano aperti quel giorno? Rispetto a sempre abbastanza, 4 forse 5. Perché una volta chiusi i cancelli a mezzogiorno di solito aprono anche gli altri sportelli per sbrigarsi. Quindi più o meno 4. Ricorda lei su quale delle file era collocata? Verso l'ultima. La penultima. A destra o a sinistra? A destra. Ricorda se accanto a lei c'era una ragazza? No. C'era una mia amica, ma non.
La sua amica dove si trovava? Accanto a me. Ma faceva la sua stessa fila o faceva una fila diversa? No, facevamo la stessa fila. E qual è il nome della sua amica? Monia. E di cognome? Trombetta. Richiese anche lei dei certificati? No. Trombetta. No. Sa se la sua amica è stata sentita dalla polizia giudiziaria? No, non è stata sentita. Ne è certa di questo? Sì. Le fu chiesto se c'erano persone che lei conosceva quando fu sentita il 9 di luglio? No. È per questo motivo che lei non riferì questa circostanza? Sì. Non ritenne importante di riferirla? No, perché hanno chiamato me, io parlavo di me. Senta, lei ha avuto modo di osservare con attenzione le persone che si trovavano sulle file disposte sull'estrema sinistra? No. Ha avuto modo di vedere se si trattava di uomini o di donne, di ragazzi o di ragazze? Di solito sono più le ragazze, ma non lo so dire, non mi ricordo. Se il dottor Scattone si fosse trovato su una delle file dalla parte opposta, sarebbe riuscito a vederlo? C'è opposizione, Presidente, a questa domanda? No, non lo so, io non l'ho visto, non so che dire. Quando lei dice io non l'ho visto, vuol dire che non ha ricordo del fatto? Vuole sapere se io di solito osservo la gente? No, io voglio sapere soltanto a distanza di 2 mesi che tipo di memoria può osservare di una persona che ha visto occasionalmente e che non conosce. Vorrei non è una messa la domanda, Presidente. L'attendibilità. Non è una domanda, Presidente, la spiegazione del perché faccio determinate domande. Appunto, siccome qui facciamo soltanto domande, si dovrebbero fare le domande. Se no il procuratore le domande, dice che è stato criptico. Poi riusciamo a dedurre il significato delle risposte. Dall'altra parte. Ricorda complessivamente quante potevano essere le persone che nell'arco di tempo che lei è stata presente all'interno della segreteria... Ha già risposto, Presidente, c'è opposizione. No, complessivamente, dall'inizio alla fine. Appena arrivata? Da quando lei è entrata a quando è andata via? Non erano moltissime, come di solito. Lei ricorda se all'interno di quella stanza si trovava una persona con un codino? Lei ricorda se in quella stanza vi sono delle sedie dove eventualmente gli studenti si possono sedere? Sì, di solito le sedie ci sono, ma non so. Ricorda se in quel caso vi erano persone sedute? Lascia rispondere. No, facciamo rispondere, perché io non... Dica di sì. Non mi ricordo. Non ricordo che cosa, perché si... Le sedie ci sono, ma non mi ricordo se c'era qualcuno. Se c'era qualcuno seduto. Esclude che ci fosse qualcuno seduto. E se non ricorda, come fa a escludere? Non ricorda. Grazie. Giusto? Sì, se può precisare, chiedo scusa, siccome mi fanno osservare che la risposta sulla persona con il codino è stata più accennata che detta al microfono. Sì, infatti, io sono intervenuto per questo motivo, lei aveva detto la testa aveva detto che non ricordava, però non era in grado di riferire nulla a proposito di persona con un codino. Sì, no. E la difesa Ferrara, nessuno trova, la parte civile. Sì, avvocato Flamini, minuto per la parte civile. Signorina Salimei, lei ci ha detto di essere rimasta da parte perché insomma dovevano fare qualche cos'altro. Esatto. E lei si è messa da parte della fila, lei era sulla fila di destra, mi ha detto, guardando gli sportelli. Sì. Che cosa ha fatto in quel periodo? Quanto tempo è rimasta da parte? 20 minuti più o meno. Dove era rivolta? Cosa guardava? La fila si è esaurita, io aspettavo che la segretaria avesse tempo per me. Questo l'ho capito, però voglio sapere quali erano state le sue attività, se lei, come si è continuato a stare in fila, no perché si è messa da parte. Allora volevo sapere da quale parte si è messa, guardando gli sportelli. Non ricorda che cosa ha fatto in questi 20 minuti? No, parlavo con la mia amica. Grazie. Stando in piedi o sedute? Eh? Stando in piedi o sedute? In piedi. Può andare. Ah no, un momento.
Come la fate la fila? In ordine alfabetico? Gli sportelli sono decisivi. No. Ciascuno può andare sì, a uno sportello. Sì, chi arriva, sì. Ci sono due sportelli speciali, però. Uno è l'ultimo per archivisti, bibliotecari, mi pare. Scuola per archivisti. Ultimo che è dell'ultimo a destra. Ultimo a destra, quello sì. Accanto a lei, quindi sì. Uno sportello speciale. Poi c'è un altro sportello speciale? Sì, ogni tanto lo mettono per quelle delle tesi, per le lauree. Per la ultimamente c'è, sì. È il penultimo dove stavo io l'anno scorso. Poi tutti gli altri? Tutti gli altri sono in fila, sì. Chiaria fa la fila, insomma, democratica. Posso andare? Grazie. Rimane la signorina Chiara Viti. Ci sei venuta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, si chiama? Viti Chiara. Ed è nata a Roma? No, a Campobasso. Quando? Il 28-2-68. Residente a Campobasso e studentessa? Adesso no. Si è laureata? Sì, mi sono laureata. In? Lettere. In lettere. Un anno fa era studentessa? Sì, mi ero iscritta alla facoltà di filosofia. Sì. Anche adesso è iscritta? No. Ha rinunciato? Sì. Basta una laurea? Come? Basta una laurea. Sì. Sì. Per il momento sì. Grazie. Senta, lei il 9 maggio del 97 ricorda se è stata all'università e che cosa ha fatto nella mattinata, tarda mattinata? Sì, sono stata alla segreteria di lettere. Per ritirare? Per ritirare un certificato di iscrizione. E, ricorda a che ora è andata? Era poco prima delle 12. Ecco, ma perché è andata poco prima delle 12, nel momento che alle 12 chiudono? Proprio perché chiudono alle 12, di solito non mi metto in fila, mi siedo. Perché quel periodo avevo un problema al ginocchio, per cui chiudendo le porte si può andare per ultimi. Vuol dire che si voleva sedere? Senta, c'era parecchia gente quando lei è entrata per ritirare questo documento il 9 maggio? Sinceramente non ricordo benissimo, comunque abbastanza. Abbastanza per lei quante sono? 10, 5, 20? No, di più, una ventina, una trentina forse. Di persone? Sì, no, ma non riesco a quantificare. Non riesco a quantificarle. Va bene. Ricorda se per caso quel giorno avesse avuto modo di vedere l'imputato Giovanni Scattone? No. È stata mostrata allora una fotografia? Sì. Ed è la stessa persona che oggi qui è presente? Sì. E ora come allora ricorda di non averlo visto? No. Io non ho altre domande, Presidente. Ci sa dire in quel ambiente come sono disposte le sedie? Guarda. L'ha detto, si è seduta, Presidente, ha detto di essersi seduta. Sì, sì, ha detto così. Sì. Allora, risponda a questa domanda. Sono entrando sulla destra.
Ricorda se per caso ve ne sono altre anche sulla sinistra accanto alla porta? Sì, mi sembra di sì, però non lo posso affermare con sicurezza. Lei su quali di questi due? Quelle a destra, che su, ricordo. Quelle sulla destra, che sono collocate longitudinalmente rispetto alle file. Com'è? Come sono collocate rispetto alle file? In lungo la parete. E lei era seduta ad una di queste? Sì. Quindi le file erano di fronte a lei? No, erano laterali. Erano laterali, quindi lei aveva davanti a sé le persone che facevano la prima fila? Sì. Non poteva vedere quelle che si trovavano oltre? O poteva vederle? Poteva vedere le persone? Ma sì, che... sì, cioè dipende se c'è... Ma lei le guardò, le osservò con attenzione? No, perché mi sono messa a leggere. Che libro leggeva? Stavo facendo la settimana enigmistica. Si ricorda se accanto a lei erano sedute altre persone? No. Non è in grado di ricordarlo? No. È in grado di ricordare se sull'altra sedia forse c'erano altre persone sedute? No, perché mi sono concentrata. Lei non sarebbe in grado di darci una descrizione delle persone che erano sedute? No. Su questa c'è posizione, non sarebbe in grado. È ipotetica la cosa. Non so, la domanda era questa, sei in grado di fare la descrizione di qualche persona? In questo caso sì, cioè, non sarebbe in grado comunque di dare una descrizione diversa, Presidente. Ha sentito la domanda come un formulare già risposto. Comunque ha già risposto, non ha fatto a tempo. No, comunque, cioè... È in grado di fornire la descrizione di qualcuno, l'ha presente? No. Lei è stata l'ultima a essere ricevuta dall'impiegato per rispetto della pratica? Non proprio l'ultima. Una delle ultime comunque. Sì. A che ora è uscita dal penso locale? Fosse l'una meno qualcosa. Verso che ora? L'una verso, meno qualcosa, non ricordo 13, esattamente. Verso le 13. Sì, le 13. C'erano ragazzi, giovani, donne là dentro? La maggioranza era formata da uomini o da donne? Guardi, non glielo so dire perché non ho guardato attentamente. Va bene. Ci sono delle domande? Nessun'altra domanda? Che data venne sentita dalla polizia? 9 luglio, Presidente, grazie. Ci sono state contestazioni per quanto riguarda queste teste? Per quanto riguarda le altre teste, sì. E sì, abbiamo già fatto acquisire per luglio. Certamente. C'è qualche domanda? No, possiamo mandare via la testa? Può andare, grazie, signore. Presidente, c'è una richiesta formale da parte del Pubblico Ministero, se mi dà la parola. Sì, certo. Grazie. Il procuratore aggiunto Ormanni ha già in qualche modo delineato il problema di Condemi Domenico. Io volevo in qualche modo formalizzarla perché a parere di questo pubblico ministero attualmente il nostro codice è disciplinato nel senso che la discovery è obbligatoria. Contrariamente a quello che succede in America dove ognuno può portare i suoi testi cosiddetti a sorpresa, in Italia questo test a sorpresa non è ammesso e non è ammissibile. Il pubblico ministero è organo pubblico, deve quindi procedere alle indagini anche per quelle a favore dell'imputato, quindi nel caso in cui mi venisse segnalato alla difesa un test a favore io sarei costretto per legge a sentirlo e a produrre i verbali. Questa disciplina generale oggi ammette due semplici eccezioni, che sono il 507, che quindi è nella vostra disponibilità, e nel caso del cui articolo 195 in cui si parla del relato. L'unica possibilità di introdurre un test non sentito in istruttoria è solamente nel caso in cui sia la difesa o l'accusa ne abbia conoscenza in un momento successivo. Ora, inserire nelle liste testimoniali un test senza generalità e senza sapere quello che abbia mai detto è un test che non può essere ammesso secondo, a parere del Pubblico Ministero, l'attuale disciplina. Per questo motivo il Pubblico Ministero ne fa ferma opposizione, sin d'ora, che venga sentito un test cosiddetto a sorpresa, perché questa cosa non è ammissibile nel nostro ordinamento, così come attualmente è disciplinato. La ringrazio, Presidente. La difesa Ferraro, un momento, che numero è? 39. E per quanto riguarda la lista, quella presentata da lei, avvocato Cartolano, sì. Che pagina è? Nella nostra in ordine alfabetico, per esempio. Nella prima.
Avvocato Cazzano, venga un momento. Venga un momento, mi trovi lei il nome di questo test indicato nella sua lista. E poi le do la parola. Dobbiamo risolvere il problema prima. Piuttosto che indicheresti come fonte di prova le parti, come tema nuovo di prova le parti, questa attività di accertare che la semessa... Sì, allora mi chiama di così. Vabbè, sentiamo... Io non voglio vedere il capitolo di prova. Certo. Questa ma non capisco. Ma questo è il secondo. Che cos'è? Aspetta, Salvaro? No, questo qua che cos'è? Aspetta. No, l'ha trovato? Sarebbero modo di incontrarli, sì. Sentirli o cercarli. Sì, io dunque comunico alle parti che il signor Condemi Domenico è indicato in una lista della difesa Ferraro a pagina, si capisce la pagina, mi sembra che sia a pagina 16, insieme con altri testimoni. Capitolato di prova è il seguente, affinché riferiscano su loro conoscenza di Salvatore e Teresa Ferraro. Se avevano modo di frequentarli o sentirli telefonicamente e con che cadenza. Se ebbero modo di incontrarli, sentirli o cercarli il giorno 9 maggio 1997. Lei ha sentito il rilievo o eccezione del pubblico ministero? Cosa ha da dire, avvocato? Presidente, io ritengo che il pubblico ministero, trattandosi di un test già inserito nella lista dei testimoni presentati dalla difesa e in ordine alla quale la Corte si è già espressa disponendo l'ammissione, accettando quindi l'ammissione, ritengo quindi che sotto questo profilo l'opposizione del pubblico ministero sia tardiva. E quindi chiedo che la stessa eccezione venga rigettata. Quanto al problema delle generalità, la difesa appena ne avrà conoscenza e in possesso, particolarmente parlo come sotto profilo personale, si è impegnato di portare la conoscenza alla Corte per l'udienza che la Corte stessa ha indicato. Sì. La parte civile. Presidente, la parte civile concorda pienamente con le valutazioni giuridiche del pubblico ministero. Ovviamente è in disaccordo con le valutazioni della difesa, perché si potrebbe sempre chiedere l'esclusione di un test del quale non vengono indicate le generalità e del quale non venga indicata la individuabilità. Evoca o sulla ammissione del test si rimette le decisioni della Corte, apprezzando quanto la Corte ha già fatto per invitare la difesa a indicare completamente le generalità del test. Sì, grazie. Difesa Scatone? Gli altri difensori? Andiamo in camera di consiglio. Ci ritiriamo un momento in camera di consiglio. Lettura dell'ordinanza sulla questione. La Corte, sul rilievo eccezionale del pubblico ministero in merito alla testimonianza di tale Condemi Domenico non meglio identificato, osserva: nessuna norma vieta di escutere come testa in dibattimento persona non sentita nel corso delle indagini. Ciò peraltro non significa che le parti tutte e il giudice stesso debbano restare all'oscuro fino all'ultimo delle complete generalità del test del quale si intende chiedere l'escussione dibattimentale. L'individuazione del test è invero indispensabile ai fini dell'esame in funzione delle condizioni di ammissibilità dello stesso, esempio verifica delle situazioni di incompatibilità. Mentre da un verso si rileva che l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova può essere revocata ai sensi dell'articolo 495 quarto comma, dall'altro si fa presente che l'impegno della difesa Ferraro a comunicare quanto prima le complete generalità del signor Condemi Domenico pone in grado le controparti di esplicare pienamente le attività loro spettanti. Si suggerisce peraltro, ai sensi dell'articolo 506, comma primo Codice di Procedura Penale, come tema di prova nuovo, o meglio più ampio, quello di accertare e verificare il traffico telefonico in entrata sull'utenza dell'imputato Ferraro il giorno 9 maggio 1998. A questo punto poi voglio informare le parti di una cosa. No, dica.
No, in relazione a questo aspetto io penso che devo mettere a conoscenza la Corte e che come difensori noi non abbiamo alcuna possibilità, perché è stata un'attività defatigante nel corso dell'indagine preliminare di cercare di ottenere dalla Telecom qualsiasi riferimento a situazioni tabulate in entrata e in uscita. Parecchie risposte, e ma se la Corte ritiene. Voi avete prodotto una serie di tabulate, ma sono ma provengono, diciamo, attraverso le acquisizioni dell'ufficio del pubblico ministero. Scusate, no, mi scusi avvocato Cattolo, ma devo contraddire. Nessuno ha chiesto mai, né da nessuna delle due parti, i tabulati in entrata, un eventuale accertamento del traffico in entrata. Guardi, risulta, mi pare, se non vado errato, che su qualche indagine dell'ufficio del pubblico ministero vi è stata una risposta negativa per qualche utenza. Adesso quindi non risulta niente. Comunque questa è una richiesta. Non risulta niente. Alla Corte non risulta. Comunque il questo traffico in uscita risulta prodotto, tabulato dall'accusa e dalla difesa. Sono gli stessi, le carte non comunque sono. Comunque cosa vuole? Un'autorizzazione da parte della Corte? No, io chiederemmo noi, faremo noi come richiesta alla Corte di acquisire questo traffico. No, noi Corte autorizziamo la difesa di richiedere agli uffici telefonici competenti, certo, i tabulati relativi a questa, all'utenza telefonica in uso presso l'abitazione Ferraro. Utenze sia fisse che mobili. Naturalmente il pubblico ministero può fare la stessa cosa, giusto? Sì, sì. Bene. Vi volevo informare di un'altra questione. La professoressa Cristiana Franco terminerà o ha terminato il suo lavoro di trascrittrice e noi abbiamo pensato, per mettere le parti in condizione di conoscere il testo in modo da essere in grado di formulare eventuali domande quando saranno sentiti i testimoni concernenti anche queste trascrizioni, di stabilire una udienza super straordinaria che dovrà durare soltanto 5-10 minuti per lunedì 15 giugno alle ore 12, il giorno in cui dovrà venire la professoressa Franco per depositare l'elaborato. Quindi quel giorno, per favore, possono anche non venire gli imputati, perché ci limiteremo soltanto a prendere atto del deposito dell'elaborato e a chiedere al perito la conferma della sua attività di trascrittrice. Chiedo scusa Presidente, ci sarà anche la risposta sulla questione che riguardava quella bobina? No. Stiamo parlando esclusivamente delle intercettazioni deposito relative alle conversazioni Lipari. Per intenderci, siccome ci è stato chiesto da più difese, sì, di aspettare per l'esame di alcuni testimoni il deposito di questa parte delle intercettazioni, adesso depositate le intercettazioni e visto che per una settimana non vi saranno altre udienze, dalla settimana prossima non credo ci saranno altre udienze, l'accusa potrà citare. Non ci saranno altre udienze perché la Corte è impegnata nella trattazione di altri processi con detenuti. Quindi, e gli imputati e i detenuti possono rinunciare a comparire. Rinuncia. Il dottor Scattone rinuncia a comparire per l'udienza del 15 giugno, ore 12. Io anche. Avviseremo il Ferraro di rinunciare per l'udienza, certo. Come ho detto, ci limiteremo soltanto a questa attività di acquisizione dell'elaborato peritale. Quindi rinviamo al 15 giugno, ore 12, e arrivederci. Ordinanza. Lui ha dettato l'ordinanza autorizzata. Se vogliono puoi chiedere, ma scusate, ma tanto ve le acquisiscono loro. Due se ne.